prossimo relatore è Giampaolo Marcucci, laureato in sociologia, autore di numerosi testi ed articoli in materia di società sostenibile e uno dei soci fondatori del movimento Ecco Cosa Vedo, che parla di etica, di società e di comunicazione. Ve ne parlerà direttamente lui, che è venuto qui a trovarci, adesso si sta microfonando e vedo che è pronto. Giampaolo Marcucci. Eccoci, siamo in microfono, possiamo più dire le parolacce. Ciao a tutti e grazie mille, non ci sono più? Sì, grazie mille di essere qui. Io sono Giampaolo Marcucci, l'ha detto lui, quindi saltiamo le presentazioni. Ecco Cosa Vedo è un movimento che ha lo scopo di proporre idee per una società etica. Oggi siamo qui a parlare di società sostenibile perché, l'abbiamo detto prima un sacco di volte, perché il nostro modello politico, sociale ed economico non è sostenibile. Vero che non è sostenibile? Non mi contraddire proprio tu, perfetto, eccolo qui il nostro modello. Stiamo sfruttando il pianeta in maniera assolutamente folle. Peraltro questo sfruttamento che stiamo operando, facendo noi parte del nostro pianeta, si sta ripercuotendo su di noi, sia dal punto di vista della nostra salute fisica che dal punto di vista della nostra salute psichica. Oltre al fatto che ci stiamo ammalando, i nostri rapporti sociali si stanno inaridendo, impoverendo. E tutto questo sfruttamento è mosso da che cosa? Dal denaro. Denaro che fin da piccoli ci insegnano essere qualcosa che ha un valore intrinseco, qualcosa di fondamentale, quasi una divinità nella nostra vita, quando in realtà il denaro non è una risorsa, non lo è. Non possiamo mangiare il denaro, non possiamo coprirci dal freddo con il denaro, è solo carta. Allora però come si fa? Tutti questi problemi che abbiamo sentito oggi, tutto quello che è stato spiegato in maniera eccellente dai relatori, come facciamo, visto che ci sentiamo in una gabbia, ci sentiamo rassegnati e impotenti di fronte al fatto che non possiamo cambiare il sistema? Beh, io dico che lo possiamo cambiare. Dico che possiamo cambiare la nostra situazione, ovviamente dobbiamo farlo noi, ognuno di noi, e ora vi suggerirò, anzi, prendete da qui, mi scrivete perché non l'abbiamo detto ancora a nessuno, la soluzione finale, parola brutta, però in questo caso ci sta. Cioè andiamo in Islanda. Paesaggi meravigliosi, vita notturna ragazzi, Reykjavik di notte, meglio di Manhattan, proprio una cosa pazzesca. E poi, dimenticavo, hanno la democrazia diretta, cioè stanno scrivendo la Costituzione, la stanno scrivendo online. Ecco Cosa Vedo organizza viaggi per l'Islanda, anche qui, forse dopo alle 19 chi non va alla cena, c'è la navetta, andiamo tutti all'aeroporto, andiamo tutti quanti in Islanda. No? Vabbè, io ci avevo un po' creduto, però evidentemente non è la soluzione, vediamo un po'. Fuggire non è la soluzione, fuggire dal problema non lo è, non lo è mai stato, però eccolo lì l'uomo, sta lì in questo labirinto e non riesce bene a capire come risolvere questo problema, perché i problemi di cui abbiamo parlato oggi sono problemi strutturali, sono problemi che riguardano proprio il vertice, il globo. Allora come si fa a risolverli? Non si possono, pare che non si possono risolvere, pare che giocando a questo gioco non si può proprio vincere mai. Allora cosa possiamo fare? Cosa possiamo fare quando le regole del gioco non ci permettono di risolvere un problema? Cosa succede? Game over? Beh, è una possibilità, però un'altra possibilità che pochi di solito valutano, esatto, cambia le regole. Cambiamo le regole. Innanzitutto cominciamo a mettere tutto in discussione, qualcuno oggi l'ha detto. Adottiamo un punto di vista che ci fornisca una visione d'insieme. Mettiamo in discussione. Chi l'ha detto adesso che la democrazia rappresentativa è il migliore dei modi possibili di gestire uno Stato? Io non so, chi l'ha detto? Chi ha detto che l'euro è l'unica moneta possibile? L'abbiamo detto, c'è anche chi ha detto infatti che no, ma anche si potrebbe dire chi ha detto che la moneta serve, per esempio, è un'altra cosa che possiamo mettere in discussione. Saliamo su questo muro, cambiamo le regole, rompiamole e vediamo un po' dall'alto, cominciamo a mettere in discussione tutto partendo però
perché la cosa fondamentale è partendo da noi stessi. Incomincia da te. Allora, incominciando da noi, possiamo adottare piccoli accorgimenti, qui c'è scritto, per una rivoluzione etica. Per esempio, una cosa che possiamo fare tutti i giorni, anzi, da domani, forse da oggi. Spegniamo la TV. Spegniamola proprio assolutamente, assolutamente. Grazie. Spegniamola perché è uno strumento di controllo ed è uno strumento di controllo a sua volta controllato da gruppi di potere che stanno lì, loschi, si mettono d'accordo e traggono vantaggio da questo spostamento di consensi all'interno della massa. E noi non ci piace questa cosa. C'è chi disse che la televisione è una finestra sul mondo. Secondo me oggi la televisione è una finestra su un muro che ci divide dal mondo, quindi chiudiamo questa finestra e apriamone un'altra. Che abbiamo tutti, io sono sicuro che tutti qua dentro hanno una finestra così. Sì, era scontato. Apriamo questa di finestra, apriamola proprio, la spalanchiamo, vediamo cosa succede in strada, nella mia via, nel mio quartiere, nella mia città. Riappropriamoci della concezione del vicinato, perché, vi svelo una cosa, la politica è una piramide. E noi tutti ci interessiamo, anch'io fino all'altro ieri, solo ed esclusivamente dei problemi legati al vertice. Metto lì, allora chiamo i miei amici, quando facevo l'attivista e ancora pensavo appunto dell'importanza del vertice, allora Paolo, alle 6 oggi riunione, cambiamo il sistema universitario italiano, riunione a casa mia, ci mettiamo lì, io, te e Marco lo cambiamo. Ok, piano. La politica è una piramide, ma il vertice non è staccato dalla base, è attaccato e noi possiamo accedere solo alla base, non possiamo accedere al vertice. Fermi, a meno che qualcuno di voi qua dentro non ha una banca e non l'ha detto, perché non sarebbe corretto, se qualcuno di voi ha una banca e non l'ha detto, in quel caso si potrebbe, però a parte questa possibilità, se nessuno di noi possiede una banca, dobbiamo partire dalla base. Quindi abbandoniamo la delega, abbandoniamo il concetto di delega, partiamo proprio noi. Se noi abbiamo un problema, qual è la cosa migliore da fare? Da fare? Investire le nostre risorse, il nostro tempo personale nella soluzione del problema potrebbe essere una soluzione. Io ho un problema, dico ok, ho un problema, lo risolvo io. Invece adesso no, adesso succede che io ho un problema, noi siamo 300, abbiamo un problema, diciamo ok, fai una cosa però, noi non abbiamo tempo di risolvere questo problema qui, risolvilo tu, 5 anni, do le chiavi, vai, parti. Chi ci garantisce però che questa persona che noi deleghiamo farà i nostri interessi? Non lo possiamo sapere. Quindi succede che io delego, poi un giorno, un bel giorno apro la finestra di prima, bam, un inceneritore accanto a casa. Porca miseria, me lo aspettavo almeno più colorato, che ne so, pastello. No, chiamo il mio comune, scusi, ma mi è apparso proprio un inceneritore accanto. Ma noi abbiamo la delibera 2004, abbiamo fatto le votazioni, c'è la delibera di approvazione, lei ha votato, che poi l'inceneritore è previsto vicino a casa tua, spostati. No, investiamo il nostro tempo, cambiamo approccio, abbiamo detto mettiamo in discussione ma cominciamo anche a partecipare direttamente, questo è quello che oggi soprattutto manca, e incoraggiamo tutti quanti a partecipare, incoraggiamoli, quando vediamo qualcuno che partecipa, bravo, partecipiamo insieme, questo è un punto, e dice ok, partecipiamo, che cosa facciamo? In concreto, che cosa facciamo? Che cos'è che oggi proprio manca tantissimo? Abbiamo parlato di sovranità, abbiamo parlato di sovranità alimentare e di sovranità monetaria. Ok, cioè io voglio la sovranità monetaria, la rivoglio io qui. Perfetto, creiamo consapevolezza. Perché? Se noi vogliamo risolvere un problema, e noi lo vogliamo risolvere il problema, la prima, proprio il primo step che dobbiamo fare per risolverlo è comprendere che esiste questo problema. Ma oggi, quanti sanno che esiste il problema della sovranità monetaria? I numeri saranno il 5%? Non lo so, il 6%? Meno forse, esatto. Quindi se le persone non lo sanno, non solo, non sanno magari manco che cos'è la sovranità monetaria, come si potranno porre loro dentro le loro case, nelle loro attività, il problema della sovranità monetaria? Non se lo potranno porre, perché la forza dei media non è il dirti cosa devi fare, ma l'omettere cosa loro non vogliono che fai. Lo eliminano. Questo fanno i media.
Quindi tu sei sull'Himalaya, non hai mai visto il mare, i media non ti parlano mai di mare, non sai nemmeno che cos'è il mare, non sai nemmeno che esiste. Spieghiamoglielo a questi dell'Himalaya che cos'è il mare, vedrai come cambiano stile di vita. È importante, quindi come si fa? Qual è nella scala che porta alla consapevolezza? Qual è il primo gradino? L'informazione, esatto. L'informazione. Fai informazione. Fai tu stesso informazione. Tutti noi abbiamo qualcosa da dire. Delle competenze, delle idee, delle conoscenze, diffondiamole. Diffondiamole apertamente. Apri un blog. Ecco cosa vedo, è partito da un blog, dal blog di Marco Canestrari. Apri un blog, un canale su YouTube, una pagina Facebook. Non ti va di scrivere perché comunque ti dà proprio fastidio le mani, dici no, io faccio il pianista, non c'ho voglia pure di scrivere sul blog. Ok, apri la famosa finestra, dirlo per strada, dirlo ai tuoi genitori, ai tuoi parenti, ai tuoi familiari, ai tuoi amici, ai colleghi, alle persone, glielo strilli, vai sulla metro, sulla linea monetaria, fallo, dillo a tutti, fai informazione. È proprio il primo step e dobbiamo capirlo, perché non si capisce, ma se vogliamo qualcosa, qua l'80% della popolazione italiana deve volere quel qualcosa, si deve porre il problema, deve pensare alla soluzione e dire sì, ok, voglio questa cosa qui. L'80% è tanto. E dato che noi non abbiamo la televisione, facciamolo, no? Facciamolo, bravissimo, dai, facciamolo, facciamo informazione. Un applauso, facciamo informazione. Però, dice come però, già cominci con i però, no, è una cosa costruttiva, perché il nostro intervento si chiama la società costruttiva, quindi è vietato fare cose distruttive. Favorire la presa di coscienza, che vuol dire? Che se io faccio informazione, lo devo fare in modo che le persone abbraccino quello che io gli sto dicendo, non che lo respingano. Questo è importante perché molte volte succede, soprattutto quando si parla di temi difficili come la sovranità monetaria, come la questione mediatica, quindi di come attraverso i media vengono controllate le masse nei paesi democratici, ma tutti questi temi sono temi spinosi, cioè sono temi che noi potremmo paragonare a quando a un certo punto uno si è alzato e ha detto «Oh, va che la Terra è tonda? Ah, va dagli altri, ragazzi, la Terra è tonda!» L'altro lo guarda e fa ferma. Allora, io è da quando ho 4 anni che mi insegnano prima all'asilo, poi elementari, poi le medie, poi liceo, poi l'università, poi sul posto, la Terra è piatta, lo dicono tutti, lo sanno tutti, poi sono tanto tranquillo tra tutti quanti che sappiamo che la Terra è piatta, perché devo dare retta a te che mi dici che la Terra è tonda? Ok, la questione è proprio questa qui, è difficile abbracciare il cambiamento, è difficile proprio cambiare, prendere coscienza, perché vuol dire mettere in discussione se stessi. Allora favoriamo la presa di coscienza, stimoliamo un ambiente sereno, sereno, tranquillo, facile, piacevole, che crei un ambiente fertile al cambiamento. È il cambiamento che noi vogliamo, allora dobbiamo cercare di stimolarlo, perché la provocazione e l'offesa sono cose che limitano fortemente la presa di coscienza. Quindi se noi provochiamo, se noi offendiamo, ah sì, allora tu non ci credi che la Terra è tonda? Allora sai che c'è, crepa insieme alla tua terra piatta e va a quel paese. Io mi faccio la mia piccola nicchia di quelli che mi danno retta e va a quel paese. No, no. Ma a noi interessa che quello lì la quinta consapevolezza. A noi interessa che più persone possibili acquistino consapevolezza. Quindi io sto fallendo se gli dico va a quel paese, allora tieniti la tua terra piatta. No, ancora di più io mi devo impegnare su chi ha più difficoltà ad acquisire consapevolezza, per aiutarlo, questo è fondamentale. Poi, che non è però, quindi va bene, poi, 3, sii costruttivo, agiamo noi proprio la costruttività. Solitamente uno dice, ok, c'è questo problema, alza la mano e dice, c'è proprio questo problema qui, perfetto, proponi una soluzione, proponila. In Ecco Cosa Vedo è proprio un obbligo, anche chi scrive gli articoli, il direttivo, io, Marco stesso, quando si scrive un articolo si propone un problema, bisogna per forza mettere accanto una soluzione, se no non si pubblica l'articolo, proprio nelle linee editoriali, se non c'è la soluzione accanto al problema non si pubblica, anche se è sbagliata, non è che abbiamo detto devi avere la soluzione proprio che te l'ha dettata la divinità, no, vabbè, è una prova. Io ho sentito quella soluzione, è ovvio, pensaci un minimo, non è che la prima che capita la spariamo. Però se uno sente che una soluzione è un problema che è comune, è valida, la propone accanto a ogni problema. Cambiamo proprio l'approccio. C'è il problema e noi cerchiamo di creare una alternativa migliore. Questo è molto importante. E
questo è proprio il punto più importante di tutti, proprio quello che sconta, conta la soluzione. Che vuol dire che conta la soluzione? Abbiamo detto, io ho il problema, propongo la soluzione e questa soluzione viene trovata. Perfetto. Portiamo avanti la soluzione, a prescindere da chi l'ha proposta. Questo è proprio un punto centrale, perché se io mi sposto sul personale, lì la voglia di divisione è un casino. Chiunque di voi ha visto sicuramente un talk show. Oggi le dinamiche dei talk show si sono spostate anche nei gruppi di amici, a scuola, tra i colleghi, proprio ovunque. E la dinamica è sempre la stessa. C'è uno che solitamente sta da questa parte e dice: io ho la soluzione a questo problema. La espone in maniera magari tranquilla, non eccessiva, però la espone. Poi uno dall'altra parte: sì, però tu dici queste cose qui, tutte belle, sì, tutto carino, però nel 1994 ti sei messo le dita nel naso, ecco le prove, sono qui, questo è il certificato, lo sanno tutti. Poi hai i capelli da cretino e c'hai la barca, lo sanno tutti pure che c'hai la barca, quindi fai il figo ma c'hai la barca. Finita. Andata la soluzione e insieme alla barca. Certo, perché è facile, noi spostiamo sul personale, offendiamo e quindi screditiamo insieme alla persona anche l'offesa. Perché? Perché siamo abituati... Oh, questo scalino qua non imparo proprio che ci sta, Siamo abituati a pensare al fatto che è la persona che noi dobbiamo vedere come il nostro leader, il nostro guru, il nostro partito, la nostra ideologia. Questo è un problema. Questo è un problema grosso, lo slogan, no. Chi se ne frega se quello c'ha la barca, se c'ha i capelli strani, se si è scaccolato. Ma chi se ne frega, nel 94... Ma, ha proposto una soluzione che... è proprio sentita, cioè il problema è comune, lo sentiamo tutti, la soluzione è buona per tutti, ma portiamola avanti, stacchiamola, separiamola proprio con forza dalla persona e portiamo avanti la soluzione. Bravo. Questo qui è quello che dobbiamo fare. Allora, facciamo un piccolo ripasso, visto che abbiamo per fortuna il tempo. Abbiamo detto... apri la finestra, questo è il punto che a me piace di più. Poi è una finestra meravigliosa, io trovo che sia una delle più belle che ci sono sul web. Partecipiamo più direttamente, partecipiamo, è fondamentale, siamo noi. Cioè abbiamo noi il problema, dobbiamo noi partecipare. E se no facciamo come quelli che stanno da una parte, critica. No, partecipiamo noi. Io fuori casa c'avevo una buca, fuori casa mia, io abito a Roma, c'è una buca enorme, che ci cascava la gente proprio per quanto era grande. E però tu andavi, cercavi di capire, ragazzi, ma chi è, che come si fa? Ah, non lo so, io adesso c'ho da fare, guarda, sto andando, mi si scuoce la pasta. No, io ho questa cosa qui. Tu che sei un attivista, fai politica, dammi una mano, c'è una buca. Vabbè, ma io adesso sto parlando della soluzione della guerra in Libia, che vuoi tu da me? Ho capito, però mio nonno si è rotto il fegato dentro la buca, io come faccio? Allora io devo andare lì e devo coprire la buca. Ora la buca è un esempio stupido, anche se è vero, però cerchiamo di capire che noi dobbiamo, è proprio il momento in cui noi dobbiamo rimboccarci le maniche, visto che se no, insomma, alternative non ce ne sono tantissime, ci ha detto Mirko, insomma, ci rimarranno i debiti e poche risorse, quindi cerchiamo di stare attenti. Ci rimbocchiamo le maniche, investiamo il nostro tempo e le nostre risorse personali nella soluzione dei problemi che sentiamo comuni. Questo è proprio un punto, il punto X. Poi, visto che abbiamo fatto questa cosa, abbiamo capito che possiamo accedere dal basso alla politica, candidatevi tutti quanti, sventriamogli il sistema, quanti siamo? Se ci candidiamo tutti, già abbiamo fatto un casino. Fidatevi, ci candidiamo tutti quanti, quanti siamo in Italia? 60 milioni? 60 milioni di candidati, ognuno conta uno, ognuno si vota, e mo che si fa? Fai tu. Facciamo questa mossa. È la nostra partita a scacchi. E una volta che abbiamo fatto questo, quindi una volta che 60 milioni ci siamo candidati, creiamo scelte consapevoli. Perché per arrivare a far sì che 60 milioni, bambini compresi, si candidano, dobbiamo far sì che il problema venga percepito. Quindi fai informazione, fallo davvero però, fatelo veramente,
in tutti i modi, anche al bar, anche in bagno, con l'iPhone, fate sempre informazione, perché è quello che manca. Non viene capito questo punto, ma veramente non viene capito. Invece bisogna farlo. Farlo favorendo la presa di coscienza, però. Quindi non ci scoraggiamo, non vi scoraggiate mai, proprio nella vita, non ci scoraggiamo, tanto vinceremo noi. Il pianeta vince, non è che vincono quelli con le industrie. Quindi c'è poco da fare, vincono i buoni. Ci vuole tempo e dobbiamo crederlo, perché loro sono bravi a farci credere che non è possibile. Vi ricordate il labirinto? Ma non c'è proprio storia, loro lo sanno, c'hanno paura. Non so se avete sentito mai del rapporto Citibank, c'è un rapporto della Citibank che dice: attenzione, guarda, questi si stanno accorgendo che sono tanti e che possono votare. Cioè, l'hanno detto proprio loro, i banchieri, si hanno paura di noi. Sii costruttivo, quindi accanto a ogni problema proponi una soluzione, e quando salta fuori la soluzione migliore, conta quella e non chi l'ha proposta. Questo è fondamentale. Ora, giusto proprio mezza parola e un quarto sul movimento, anzi, nemmeno, perché voglio mantenermi nei 20 minuti, proprio spaccato il secondo. Quindi, ecco cosa vedo. Ci trovate su Google, ci trovate su Facebook, abbiamo una comunità di 30.000 fan su Facebook che sono attivi, commentano, quindi se volete anche solo informarvi sul nostro blog, se volete scrivere articoli, è possibile, proporre video, venire agli incontri, facciamo delle bellissime riflessioni sulla coscienza, certo le facciamo a Roma, magari col treno è un po' scomodo, però chi è di Roma può venire. Comunque ci trovate ovunque su internet, ecco cosa vedo. Ricordatevi, non si cambierà mai non lo voglio dire così, volevo essere più serio, per me niente, lo devo leggere perché non lo so ascoltare. Non cambierai mai le cose combattendo la realtà esistente. Per cambiare qualcosa costruisci un modello nuovo che renda la realtà obsoleta. Grazie.